A conclusione dell'anno scolastico 2012-2013, l'amministrazione comunale tira le somme dei servizi e delle attività svolte all'interno delle scuole. Il sindaco Tambellini e l'assessore alle pari opportunità con delega alle politiche giovanili, Ilaria Vietina, si dicono soddisfatti, sostenendo che il sistema nel complesso ha funzionato. Dai dati forniti emerge che, nonostante il difficile momento economico, l'amministrazione sia riuscita a mantenere tutti i servizi e ad incrementare il numero dei progetti formativi attuati, sia in orario curriculare che extra, e che sono state accolte molte delle domande presentate per il diritto allo studio, tra esenzioni ed agevolazioni, tariffe per i servizi mensa e trasporto scolastico. Tanti sono i progetti da segnalare, tra cui i progetti di educazione alimentare e il progetto Oltre Bampè. Importanti sono stati anche i controlli sull'attività del CUPP, sui sistemi di approvvigionamento e sulla qualità delle materie prime e i servizi di trasporto scolastico. Altro importante aspetto è stata la collaborazione con la conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca per l'organizzazione di corsi di formazione a favore dei residenti dei comuni della Piana di tipo scolastico ed extrascolastico. Vi è inoltre la costituzione del patto per la scuola, cabina di regia dei servizi scolastici con la collaborazione dei dirigenti dei 7 istituti comprensivi presenti sul territorio. Tra i progetti adottati e realizzati si ricorda anche il curriculum verticale musicale, in collaborazione con il Teatro del Giglio, l'Istituto Boccherini ed il Liceo Musicale. Il progetto Orti Scolastici e il progetto Riciclo Tetra Pak, che si prevede di estendere anche in altre scuole. Vi è inoltre il progetto Tutor, Crescere Insieme, e il progetto Pomeriggi Insieme. Tra le attività di sviluppo, un punto di forza è rappresentato dall'informatizzazione delle procedure di gestione dei servizi scolastici, i principali dei quali sono il pacchetto scuola, domande di agevolazione e esenzione, servizio di trasporto pubblico e servizio di refezione scolastica. Nel complesso, perciò, sostiene Tambellini, il sistema ha retto, fatto importante visto che la cura dei nostri istituti scolastici e degli alunni che li frequentano sono due elementi indispensabili per la crescita della città.